Adesso vediamo stamattina chi chiamo, ecco le orecchie, ho trovato le orecchie, gli occhiali ce l'ho già addosso, vediamo un attimo. Sull'agenda andiamo a cercarci. Ok, allora chiamo Max Pisu, vediamo un po' se Max riesco, vediamo un attimo. Ecco, pronto, pronto Max? Sì, pronto? Max, Pronto? Buongiorno. pronto, eccoti, buongiorno. Eccoti. Anche, guarda, Scusa. io ho anch'io la mia tazza Bazinga, in questo caso è Ah, qua ok. che mi tiene compagnia perché il momento, diciamo, in questi momenti in cui è tutto molto lento, molto tranquillo, uno si prende. Buongiorno Max, allora, com'è? Ci siamo visti Buongiorno, ciao Livio. ultimamente sulle grandi palchi, ma poi alla fine abbiamo avuto qualche intoppo. Allora, tu eri presissimo, lanciato con una tournée alla grande, stavi facendo faville e teatri in giro per l'Italia o sbaglio? Stavi lavorando a cosa quando, Stavo prima di lavorando questo sulla pandemonio? cena dei cretini, eravamo a fine tournée, avremmo dovuto fare Torino, il gioiello, proprio a Torino appunto, e invece no, il 24 febbraio praticamente ci siamo bloccati e poi al 3 di marzo sarei partito con un'altra tournée di un altro spettacolo che era Casalinghi Disperati e ci avrebbe portati fino a giugno, chiudendo a Roma la tournée, però purtroppo è saltato tutto. Casalinghi disperati, proprio nel vero senso della parola, perché sono rimasti in casa disperati. Sono rimasti casalinghi. Ecco, tu come attore, diciamo, sei casalingo o sei un po', mondano, come succede? No, io sono assolutamente un casalingo. Mi piace la casa, adesso un po' troppo, però. Adesso un po' troppo. Abbiamo esagerato un pochettino. Adesso abbiamo No, esagerato un po'. quello che mi chiedevo era esattamente tu dove sei collocato geograficamente, perché la problematica è capire sempre chi è nel mondo dello spettacolo, dov'è collocato, dov'è in quel momento, dove sei rimasto bloccato tu. No, io sono a casa adesso, sono a Legnano, vivo qua e quindi Ah, sono in quindi casa, come qui. Legnano, provincia di Milano. Legnano, provincia di Milano, si è tra Milano e Varese. Okay, quindi sei praticamente in zona o interdetta, cioè zona un po', diciamo, Esatto, una bella, bella zona incasinata, bella calda. incasinata. Quindi mi hanno detto che nelle vostre zone chiudete anche i buchi della serratura, vabbè, cioè per riuscire a Sì, è tutto. evitare intrusioni. Esatto, è tutto chiuso, ben chiuso tutto. Ben fatto, bene. Allora, senti, allora io volevo soltanto la tua, ti conosciamo come comico, una domanda così personale che ho sempre avuto, sei forse il primo comico che chiedo, da quando ti sei accorto in realtà che il tuo pubblico ti riconosce come professionista dello spettacolo? Sai che noi abbiamo questa bellezza del fatto, io sono sempre un po' dietro le quinte, infatti tutti i tuoi spettacoli li ho sempre vissuti di profilo, cioè nel senso io non ti ho mai, sono mai riuscito a vederti di fronte, però quando ti sei accorto così agli albori, perché poi hai fatto una carriera folgorante, però agli albori come ti sei accorto che il pubblico si girava e diceva, ah, quello e Max Pisu, quindi ti sei accorto che c'era questa attenzione e il pubblico ti Ma osservava? sicuramente dopo tanti anni di gavetta di cabaret passata nei locali. Poi è arrivata la TV. Io sono partito da fare cabaret nel 91 e in TV a Zelig ci sono andato nel 98, quindi dopo 7-8 anni di gavetta e di locali, e appunto lì mi sono fatto un po' di repertorio, diciamo, e lì devi far ridere nei locali perché o fai ridere o ti tirano i portaceneri, quindi lì impari di sicuro. E poi è arrivato Zelig, quindi Zelig mi ha dato la visibilità e con Tarcisio. Infatti la gente mi diceva è Tarcisio, neanche Max Pisu. Quindi poi la mia difficoltà è stata quella di togliermi i panni di Tarcisio e poi la gente è riuscita a conoscermi e a riconoscermi come Max Pisu. È stato un altro Sì. passaggio.
Diciamo che l'inizio è appagante, ma poi a un certo punto dici: ma ci sono comunque dietro a Tarciso, ci sono sempre io, quindi diciamo quello è un Sì. pochettino l'uomo che esce fuori. Beh, allora io diciamo che questa era una sorta di, così, di fase 1, che era quella, così del tuo essere, diciamo, uomo di spettacolo. Ma quando ti hanno comunicato che la tua tournée lanciata era, diciamo, interrotta, quindi dopo tu che avevi programmato, idealmente già eri concentrato sui testi, su tutto quello che era il tuo copione, regolare, sapevi che il giorno dopo avresti incontrato me dietro una quinta e magari, il tuo attore, così, coprotagonista oppure, amico. Cosa hai pensato? Cos'è avvenuta questa? Che pensiero hai La avuto? sensazione è brutta, la sensazione è brutta perché sembra che ti tolgano il pavimento da sotto i piedi. In questo caso a noi ci hanno tolto il palco, che è la nostra vita, il nostro lavoro. Quindi al di là del danno economico assoluto, perché non sappiamo neanche quando riprenderemo, cioè, siamo stati i primi a chiudere, saremo gli ultimi a riprendere. Però ti manca proprio il palco, a livello morale è stata una bastonata, soprattutto inizialmente. Poi, stando a casa, ti viene voglia comunque, ti viene voglia, devi anche trovarla, fartela venire, la voglia di scrivere, di pensare ad altro, di cercare di mettere in cascina del fieno per quando poi ripartirà tutto e avere i motori caldi. Certo, quindi ripronto, alla ripartenza. Però in questo caso qua c'è stato il momento purtroppo dell'arresto, come mi diverto a dire, cioè praticamente ti hanno bloccato, ti hanno stoppato. Com'è stato a quel punto lì? Eri obbligato alla casa, cosa che facilmente un uomo di spettacolo molto spesso è andato a girare, quindi in casa ci arriva con dei passaggi fugaci oppure per fare un cambio valigia piuttosto che altro. Il fatto di un rapporto con il tuo vicinato, nel senso che magari erano abituati a non vederti, qual è stato questo tipo di così, Beh, rapporto stare a che casa, hai beh, scoperto, ci qualcosa sono che hai anche le cose scoperto a positive, casa? perché comunque ho avuto modo di stare con i miei figli a casa, riesco a godermeli, vederli. E io ti dico, sono sempre stato abbastanza casalingo, quindi uno che se andava a Bologna a fare la serata tendeva a tornare a casa per stare a casa, ecco, non stavo fuori a dormire. Io conosco E, Bergonzoni quindi ho che col fa questa vicinato normale, sì. no, Cosa dicevo hai detto di che Dio? io ho lavorato con Alessandro Bergonzoni, il quale appunto lui rientra a casa la sera, e quindi è proprio un'usanza di alcuni di avere modo di rientrare assolutamente. Tu, evidentemente, essendo casalingo, hai più questa passione, ma io ho visto che con i tuoi figli ti sei anche molto divertito, perché ho notato, visto che io, ogni tanto per casa mi danno dello scemo perché rido da solo, ma in realtà io sto guardando la tua pagina, dove c'è Tarcisio che regolarmente, mi fa scassare ridere, e quindi mi ritrovo a ridere. Però visto che hai coinvolto anche, quindi sui social sei stato uno dei primi che si è subito lanciato a fare ricette piuttosto che a tenere compagnia e a quasi forse anche a tenerti compagnia, perché in realtà era questa situazione dove non volevi facilmente perdere l'allenamento rispetto al mondo dello spettacolo, diciamo. I tuoi figli hanno partecipato a delle tue gag, ho visto che vi siete divertiti non poco, è vero? Sì, infatti abbiamo coinvolto mia figlia che in genere è molto restia in queste cose, però lei ha dovuto fare solamente se stessa in queste gag. E invece Matteo, lui già facendo teatro, perché fa la Filodrammatici a Milano, anche lui è rinchiuso in casa, quindi anche lui non può frequentare e sta soffrendo tantissimo. E appunto allora ci siamo messi a fare queste cose in casa, così, anzi adesso già dobbiamo riprendere perché devo convincere mia figlia, che non c'ha tanta voglia, però la convinceremo. Di coinvolgerla in Esatto. questa cosa. Beh, devo dire, allora, tu praticamente hai questo stop che però l'hai vissuto in maniera
come forse abbiamo dovuto far tutti in maniera positiva, o comunque uno magari stanco della tournée dice: "Vabbè, mi fanno fermare in casa". In effetti, però, adesso, come dici, la casa è diventata un po' troppo familiare, quindi magari potremmo passare ad una fase 3 dove c'è la fuga in pratica, quindi la possibilità di riproporsi. Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo prossimo così prossimo futuro, che è quello che ti è stato purtroppo interrotto? Il prossimo futuro, per il momento non c'è ancora neanche una luce che ti dica quando finirà questa cosa. Se si parla di fine di dicembre, gennaio, e quindi io spero di riportare in scena così gli spettacoli che abbiamo interrotto, anche se non sarà semplice riprendere quella tournée, perché i teatri poi hanno programmato altre cose, quindi non si sa ancora in che modo potranno riaprire i teatri, però insomma, bisogna essere ottimisti e sperare di riprendere da dove avevamo interrotto. E noi siamo attori, siamo comici, dovremmo avere anche lo spirito per superare questo momento e essere pronti a ripartire, ecco. Sì, siete praticamente un po' dovete fare un po' di ricostituenti, siete un po' i ricostituenti, quelli che ci danno un po' più di energia per riuscire a superare questo momento. Quindi siamo Esatto, dobbiamo tutti ad trovarla aspettare. noi e trasmetterla. Non è facile sicuramente, però bisogna fare. Velocissimamente, ti rubo qualche secondo perché immagino tu abbia da fare. Quello Sì, ho da fare una roba che... molto importante, tra l'altro. Ah sì, ah, ok. No, la prima cosa che farai una volta praticamente che esci, cioè siamo qua bloccati, io so di amici che mi hanno detto: "Io vado al ristorante e mi ammazzo perché sono stufo della suocera che mi fa il brodo tutte le sere". Quindi volevo sapere tu come la vivi, prenderai i tuoi ragazzi e andrai a ubriacarti, magari no, ecco, perché non sei il tipo, però... Ma sai, le aperture saranno un po' graduali, quindi al momento quando apriranno, la cosa più importante penso che potremmo fare è quella di andare a farci una bella camminata o una corsa al parco. E quella penso che Ecco. sia la prima cosa che farò dopo questa fase del 4 maggio, che è la cosa che l'unica cosa che ci permettano dalla fase 1, non è che è cambiato tantissimo. Ora che si potrà tornare a mangiare al ristorante, a sfondarsi, con la birra, mi sa che passerà un po' di tempo, ecco. Vabbè, nel frattempo dovremmo almeno aver preso un po' di linea. No, come sei a linea? Perché adesso in questo Ho momento messo tutti su, quanti per quello dicevo, non vedo l'ora di andare a correre. si fanno Allora, ho detto, inquadrare devo soltanto andare a nel camminare e a viso. correre per quello, eh. Devo andare a camminare e correre per quel Molti, motivo lì, non per altro. molti, Senti, adesso scusami, molto. ma ti devo lasciare perché appunto sta cosa importante che ho da fare. Ah, Devo ok. portare giù l'umido. Vengo anch'io. No, Posso? no, è una cosa che faccio da solo, è l'unica cosa che mi permette di andare è Ah, una cosa perché importante. non si può, va bene, va bene. Non si può, Grazie non si può. Max, ci sentiamo Ciao. presto. Ciao, Ciao, grazie, grazie a saluti voi. ragazzi. Ciao Ciao, Livio. ciao, 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 ciao. Ciao.